Benvenuti negli studi di Calabria News 24 con il nostro consueto appuntamento delle interviste. Argomento di questo appuntamento è i GAL, gruppi d'azione locale, che sono entrati in maniera preponderante nel PSR, il Piano dello Sviluppo Rurale. Ci ha raggiunto nei nostri studi Domenico Amoroso, il direttore tecnico del GAL Riviera dei Cedri, uno dei 13 GAL. Benvenuto, direttore. Grazie, grazie per l'invito. La GAL Riviera dei Cedri è il GAL che è dell'Alto Tirreno Cosentino con ben 17 comuni. Direttore, dopo 25 anni la Riviera dei Cedri ha il suo GAL. Sì, dopo 25 anni anche il Tirreno Cosentino rientra tra i GAL finanziati. Questo anche grazie a un'idea del consigliere delegato Mauro Dacri, che ha diviso la regione Calabria in 13 ambiti territoriali e quindi ha coperto tutto il territorio della regione ed ha quindi voluto finanziare tutta la regione con i GAL. Noi siamo l'unico GAL nuovo. Gli altri territori sono stati inglobati in GAL esistenti, noi siamo l'unico GAL neocostituito e siamo il GAL appunto della Riviera dei Cetri che va da Tortora fino a Bonifati. Sì, infatti comuni che vanno dalla costa alle aree interne, quindi avete una bellissima realtà e sia i comuni ma anche le aziende soci del GAL hanno risposto in maniera abbastanza interessati a sviluppare questa che è la programmazione inerente ai gruppi d'azione. Sì, quando siamo partiti nel 2016 abbiamo cominciato con quelle che sono quelle operazioni propedeutiche. Abbiamo operato, come si dice in gergo tecnico, in una situazione bottom-up, cioè partendo dal basso verso l'alto. Abbiamo fatto degli incontri, prima con i sindaci, poi con le aziende agricole, con le organizzazioni sindacali, con gli operatori, fino ad arrivare anche alla società civile. Si è così costituito prima il partenariato e poi la costituzione della società che ha redatto il piano di azione locale, andando a individuare quelle che sono le strategie di sviluppo locale. Da qui il PAL. Appunto il piano di azione locale, dove sono comprese tutte quelle misure che si trasformeranno in bandi per le aziende del territorio. Direttore, esaminando questa realtà territoriale, ripetiamo che è variegata appunto perché offre sia realtà che si spostano sulla costa, quindi sul mare con le loro tipicità, ma andiamo anche su quella che è le aree interne o aree montane, Orso Marso, Maierà, insomma, sono realtà che fanno parte appunto della cosiddetta Riviera dei Cedri. Quali sono le caratteristiche, le tipologie che voi avete indicato e state esaltando attraverso il gruppo d'azione? Sì, allora noi abbiamo individuato tre ambiti tematici e sono quella della filiera dell'agroalimentare, l'ambito tematico del turismo rurale e l'ambito tematico dei beni culturali. E perché il nostro territorio comunque ha una vocazione innanzitutto turistica, balneare innanzitutto, ma ci sono moltissime attività nascoste, diciamo così, perché non sono molto conosciute, che sono dal turismo sportivo. Sul nostro territorio ci sono tante associazioni che fanno rafting, che fanno canyoning, che fanno orientering, parapendio, Trekking. trekking, mountain bike. C'è anche un'associazione a livello mondiale, insomma, Sì. che opera anche nel ciclismo. Allora noi abbiamo deciso appunto di andare ad esaltare questa tipologia di turismo differente, un turismo che a noi piace dire che è un turismo che va dalla superstrada a salire verso la montagna. L'idea è quella di creare anche un turismo enogastronomico per andare ad esaltare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, eccellenze che devono avere quella spinta in più per essere conosciute, perché forse da noi il problema principale è farci conoscere o promuoverci.
È vero, comunque la conoscenza del territorio e della nostra regione in generale merita altri sicuramente palcoscenici. Tra l'altro il vostro rientra anche in quello che il MIBACT ha promosso come turismo lento, quindi ce la possiamo giocare, ce la possiamo giocare bene. In conclusione, direttore, quali sono, entrando più nello specifico, le misure e i bandi che già sono in preinformazione o quelle che si andranno ad aprire a breve? Allora, noi stiamo facendo partire quattro bandi e la speranza è che entro l'estate siano tutte e quattro attivi. E sono la 411, la misura 411 del PSR che va a finanziare le aziende agricole. La misura 621 che è molto interessante perché è un premio a chi apre un'attività extra-agricola all'interno delle aree rurali o dei centri storici. E la 641 che è anch'essa interessante perché va a finanziare le fattorie sociali, le fattorie didattiche, gli agriturismi, per poi concludere con la 421 che è il bando per quanto riguarda le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli. Subito dopo l'estate partiranno i bandi invece per i comuni, quei bandi che andranno a finanziare la realizzazione di percorsi di mountain bike, di trekking, di quel turismo appunto come dicevamo, quel turismo lento, quel turismo che ci fa assaporare il territorio, l'ambiente e perché no, anche qualche prodotto enogastronomico E d'eccellenza. che tra l'altro risponde a quell'altra problematica nostra, che è quella della destagionalizzazione, quindi 365 giorni all'anno. Santa Maria del Cedro è il comune scelto come capofila e lì avete anche la vostra sede, è uno sportello, vero? Sì, allora noi abbiamo la sede operativa del GAL è presso Palazzo Marina, ex carcere dell'Impresa, una struttura veramente Prestigiosa, prestigiosa Santa Maria del con Cedro. un certo fascino a Santa Maria del Cedro. Lì c'è uno sportello informativo tutti i mercoledì dalle 16 alle 19 aperto al pubblico. Inoltre stiamo facendo degli incontri presso tutti i comuni aderenti al GAL dove stiamo facendo degli incontri informativi. Inoltre c'è il sito del GAL www.galcetri.it dove ci sono tutte le informazioni in pubblicazione. Tra l'altro anche i bandi sono pubblicati presso i portali dei siti del GAL. Naturalmente, naturalmente. E grazie per essere stato con noi. Naturalmente il nostro invito è quello anche di prendere parte a quelle che sono le azioni locali, perché la sinergia tra l'altro tra pubblico e privato diventa fondamentale per i nostri territori e perché questi, come dicevamo nella nostra piacevole conversazione, direttore, si facciano conoscere non solo nella regione ma anche all'estero attraverso appunto quelle che sono le misure della regione o di quello che saranno poi i bandi europei. Quindi l'invito, ripeto, è quello di informarsi anche da semplice cittadino. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.